Buongiorno a tutti, sono Diana Magnabosco e in questo primo slot del webinar, in questi 20 minuti, entreremo nel settore agriculture per parlare in particolare del sottocofano di un trattore. Quindi attraverso la modellazione virtuale abbiamo costruito la nostra galleria del vento virtuale all'interno del quale appunto cerchiamo come migliorare il raffreddamento. Quindi andremo un po' a descrivere il problema, quali sono gli obiettivi e quindi gli aspetti principali su cui ci concentreremo e andremo poi a descrivere il modello CFD che è stato impostato per indagare appunto questi vari aspetti. E mostreremo un po' il setup, alcuni risultati ottenuti, sottolineando quali sono stati gli strumenti appunto di simulazione utilizzati, soprattutto per gestire la parte di pre-processing, quindi nella gestione della geometria e la generazione della griglia di calcolo, in quanto soprattutto in questo problema, ma spesso rappresentano un collo di bottiglia all'interno del processo dell'intera simulazione. Quindi iniziamo descrivendo il nostro soggetto, quindi quando parliamo di trattori, soprattutto di grandi dimensioni, questi necessitano di un sistema di raffreddamento complesso, suddivisi in vari moduli che vanno a raffreddare le varie parti, componenti anche del motore. E quindi nel momento in cui andiamo a studiare un nuovo prototipo o migliorare un design esistente, di solito ci si focalizza appunto sulla potenza del motore, sul migliorare l'efficienza di questo sistema di raffreddamento, cercando di trovare la posizione ottimale di tutti i vari componenti all'interno del sottocofano. Quindi è necessario focalizzarsi anche sulle griglie di ingresso e di uscita per capire qual è la forma e la posizione migliore, in quanto tutta questa serie appunto di componenti va a giocare un ruolo fondamentale sulla distribuzione della temperatura anche all'interno della cabina, quindi dal punto di vista dell'operatore. Quindi qua sono un po' appunto riassunti gli obiettivi principali e le sfide principali di questo studio. Per capire un po' meglio tutti i vari passaggi e appunto gli elementi su cui focalizzarci, possiamo andare a vedere un po' più nel dettaglio il percorso che segue l'aria all'interno del sottocofano. Quindi il primo passaggio è l'attraversamento delle griglie d'ingresso, che quindi sono posizionate nella parte frontale del sottocofano, e qua è necessario andare a capire come la forma, la posizione della griglia va appunto a influenzare tutto l'imbocco dell'aria. Quindi di solito andiamo a verificare le griglie laterali, quella frontale e quella superiore, andando a analizzare anche la porosità, la forma di queste griglie, appunto per monitorare quanta aria passa attraverso ciascuna apertura. Il passaggio successivo avviene attraverso i vari scambiatori. Quindi anche in questo caso è necessario andare a capire come ciascun scambiatore viene investito dal flusso d'aria e come l'aria si riparte in ciascuno di essi. L'ultimo passaggio è attraverso il radiatore acqua per poi andare appunto all'interno della ventola. Quindi abbiamo la ventola che convoglia il flusso e lo spinge nella parte posteriore, ed è sicuramente un elemento fondamentale, quindi capire come la forma delle pale, la posizione della ventola stessa, che può essere più vicina al radiatore oppure posizionata invece più vicina al motore, va a dare un effetto di swirl
al flusso che poi andrà a investire tutti i componenti nella parte appunto posteriore. Infine, l'aria esce attraverso delle griglie, quindi di solito sono posizionati nelle parti laterali del cofano, e poi abbiamo una serie di aperture nella parte inferiore e posteriore, attraverso appunto cui l'aria sfoga e va nell'ambiente esterno, andando eventualmente poi anche a colpire la cabina. Quindi tutti questi passaggi vanno un attimo analizzati e studiati per cercare di capire qual è la configurazione ottimale. Ciascuno di essi quindi viene inserito all'interno del nostro modello CSD, dove le griglie vengono considerate come dei sottodomini porosi e come anche i vari scambiatori, all'interno dei quali è presente anche una sorgente termica, appunto per andare ad introdurre anche lo scambio termico con l'aria. E la ventola invece viene esplicitamente modellata, quindi viene inserita all'interno di un dominio rotante proprio per riuscire a capire qual è l'effetto sull'aria, quindi la componente di swirl e come l'aria poi va a investire tutta la parte posteriore. Da queste analisi si riescono ad ottenere risultati che vanno a descrivere in maniera molto precisa tutto quello che avviene in questi vari passaggi nel sottocofano, quindi da un punto di vista di temperatura e di velocità. Quindi si riesce a descrivere completamente la fluidodinamica interna e per andare appunto a valutare anche il campo termico e tutto il percorso che segue l'aria. E particolare interesse viene posto alla ricerca appunto della localizzazione di zone di ricircolo che sono appunto di interesse per quanto riguarda anche il profilo di temperatura, quindi vicino alle varie pareti dei vari componenti, come soprattutto quella del motore, è necessario verificare le temperature che vengono raggiunte. Quindi riusciamo a descrivere completamente in ogni dettaglio tutto quello che avviene in ogni passaggio del percorso dell'aria. In particolare, nella parte frontale dobbiamo andare a identificare come lavorano le griglie, quindi qual è il passaggio di aria attraverso ciascuna griglia e calcolarne la percentuale per vedere se ci sono eventuali sbilanci. Una volta che l'aria attraversa le griglie, inizia a distribuirsi tra i vari scambiatori e all'interno di ciascun scambiatore possiamo andare a ricavare informazioni sulla perdita di carico, la potenza dissipata, quindi anche il delta T e il MASFLO attraverso ciascun radiatore, per quindi capire come ciascuno lavora e nel complesso qual è il risultato totale. Avviene poi il passaggio appunto attraverso la ventola, avendo inserito anche esplicitamente le pale, riusciamo a capire bene dove l'aria viene spinta. E poi per quanto riguarda lo sfogo in uscita, anche in questo caso riusciamo a capire bene la ripartizione del flusso, quindi attraverso ciascuna griglia possiamo calcolare il MASFLO e verificare se ci sono griglie che lavorano di meno, zone di ricircolo e dove passa il flusso per la maggioranza. Quindi andare anche qua a suddividere un po' le percentuali per vedere dove passa il contributo maggiore. Per affrontare questo problema sono stati utilizzati una serie di strumenti appunto collegati tra di loro all'interno di un workflow classico della simulazione, dove adesso descriviamo un pochino meglio soprattutto la prima fase, quindi la gestione della geometria e della generazione della griglia di calcolo, che sono appunto un passaggio molto impegnativo, soprattutto in questo tipo di analisi.
Per quanto riguarda poi la seconda fase invece della simulazione, come software è stato utilizzato CFX, andiamo per un attimo appunto a concentrarci su i primi due strumenti utilizzati. Questo perché appunto il primo passaggio di gestione della geometria, nel momento in cui vado a considerare il modello CAD, soprattutto per questo tipo di analisi, andiamo a vedere che i dettagli che sono presenti nel modello sono molto numerosi, i corpi che devono andare a gestire sono centinaia, con notevoli problematiche a livello di numero di superfici, contatti tra i corpi e una serie di dettagli, che devono essere appunto semplificati, con l'obiettivo di estrarre il dominio fluido pronto per la mesciatura e poi l'analisi. Quindi sono stati considerati tutti i dettagli importanti nella geometria, andando invece a semplificare quelli meno rilevanti per ottenere un dominio fluido. Attraverso Space Claim queste operazioni risultano notevolmente facilitate perché ho a disposizione una serie di strumenti studiati apposta per fare dei featuring che mi aiutano nel caso in cui appunto ci siano superfici disconnesse, molti gap fra i vari corpi oppure facce mancanti o interferenze. E è stato possibile quindi andare a semplificare il modello. E qua si vedono un paio di immagini del modello CFD finale. Con questa geometria poi è necessario passare allo strumento di mesciatura. In questo caso è stato utilizzato Fluent Meshing perché per geometrie così complesse mi aiuta molto appunto nel percorso di generazione della griglia di calcolo. In particolare, all'interno di questo software ho a disposizione una serie di strumenti, che appunto mi, aiutano nella generazione della griglia. Una possibilità è lavorare, all'interno di quella struttura che si chiama Outline View, dove diciamo, l'utente, va a gestire una serie di opzioni e pannelli per appunto fare i vari passaggi, della generazione della griglia. Nelle ultime release però è stato introdotto una nuova tipologia di workflow, nel senso che abbiamo adesso a disposizione un template che si basa su una serie di best practice e esperienze per andare a introdurre un template che si adatta al mio tipo di geometria, in cui quindi l'utente deve seguire una serie di task, quindi è più guidato all'interno appunto del software per generare e ottenere la mesh di volume. Questo workflow, ci sono diversi tipi di workflow e va scelto in base appunto alla geometria di partenza. Questo perché per affrontare la generazione della mesh ci sono fondamentalmente due tecniche che si possono utilizzare. La prima viene chiamata tecnica di remeshing, che funziona molto bene nel caso in cui la mia geometria di partenza è pulita. Quindi è una geometria in cui riesco a identificare delle regioni chiuse, quindi a tenuta stagna o watertight, dove l'estrazione del dominio fluido non è problematica. In questo caso, quindi, si potrà utilizzare questo workflow già compilato che si chiama appunto Watertight. Invece, se parto da una geometria molto più complessa, che è classica del mondo magari automotive, aerodinamica esterna, come si può appunto intravedere nell'immagine. La tecnica del remeshing in questo caso è molto più difficile da applicare e quindi si va a sfruttare un altro metodo che viene chiamato wrapping. In questo caso è più facile andare a passare sopra eventuali problematiche, quindi se ho appunto superfici corrotte o sovrapposizioni di corpi, molti gap o facce mancanti.
Questa tecnica mi permette di passare sopra una serie di dettagli appunto problematici. Questo percorso lo ritrovo all'interno del workflow che si chiama appunto Fault Tolerant e in questo tipo di geometrie che abbiamo dovuto affrontare anche appunto nella simulazione del sottocofano è risultato particolarmente potente. Quindi il primo workflow è stato comunque sfruttato per quelle parti che avevano delle strutture meno complesse, quindi come può essere magari la cabina oppure i vari pneumatici o altri componenti con geometrie un pochino più semplici, classiche. E quindi andando a seguire questo percorso ho praticamente lista di cose da fare già precompilata che posso seguire per raggiungere appunto la generazione della mesh di volume. Quindi posso partire dall'import della geometria, andare ad aggiungere i controlli locali per infittire in alcune zone che di interesse, poi posso passare alla generazione della mesh di pelle e tutte le impostazioni relative alla mesh di volume. Quindi non devo andare a preoccuparmi di cercare i vari pannelli, opzioni, tools specifici, viene tutto già impostato all'interno di questo percorso. Questo si può utilizzare appunto se la mia geometria di partenza è pulita. In alternativa, se inizio ad avere molti dettagli e appunto problematiche, posso andare a utilizzare un altro percorso che si chiama Fault Tolerant, dove ci sono dei passaggi in più da fare. Fondamentalmente, attraverso questo percorso di wrapping, tutto il mio modello viene, inglobato, racchiuso, diciamo, in una, superficie che passa sopra eventuali problematiche. Quindi io vado a definire una, certa tolleranza attraverso questa leakage threshold, che deve essere più grande dei dettagli piccoli, e eventuali buchi che voglio appunto ignorare. In questa maniera riesco a costruire una superficie chiusa che passa sopra a questi buchi e in questa maniera poi, ottenere il dominio fluido e poter passare alla generazione di mesh di volume. Entrambe queste due tecniche sono state sfruttate nel nostro modello perché appunto era necessario andare a risolvere le geometrie sia problematiche che semplici e una volta ottenute le due mesh di superficie, queste si possono assemblare, intersecare, unire dove ci sono eventuali contatti e poi passare alla generazione della mesh di volume. Quindi attraverso tutti questi strumenti abbiamo affrontato appunto questa problematica del raffreddamento del sottocofano ed è stato possibile ridurre tutti quei costi dovuti alla prototipazione per quanto riguarda quindi i testing sperimentali e la fabbricazione. È stato possibile investigare diverse configurazioni, quindi per andare a scegliere quello che è il prototipo migliore, basandosi comunque su dei confronti con i dati sperimentali che sono stati in buon accordo. Attraverso la simulazione poi è stato possibile riconoscere e evidenziare e quantificare alcuni parametri importanti che molto spesso durante i test sperimentali sono più difficili da quantificare. Quindi anche la visualizzazione tramite le streamline è molto utile per andare a capire come il flusso d'aria va a investire determinati componenti. È possibile andare a quantificare il flusso d'aria su ciascuna griglia oppure le performance della ventola andando a anche a visualizzare alcuni dettagli localmente. Quindi in generale è possibile andare a migliorare le performance del sistema di raffreddamento del sottocofano. All'interno quindi del percorso di sviluppo prodotto e dell'innovazione di un prodotto
la CFD ha giocato sicuramente un ruolo fondamentale, ci ha aiutato appunto con gli obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio. Vi ringrazio appunto per l'attenzione. Se per caso ci fossero curiosità o qualche domanda, è possibile inserirli nella chat e eventualmente appunto parlarne insieme. Grazie.